Allora, beh, io intanto vi do benvenuto virtuale a questo incontro della Tavola Ovale Storia Moderna che avremmo dovuto tenere di persona qualche settimana fa. Però siamo molto felici di essere riusciti comunque a recuperare l'incontro con Ilaria, anche perché i suoi interessi si intrecciano quasi a doppio filo con quelli di questa istituzione, uno perché si occupa di storia della scienza, storia della comunicazione e perché si occupa anche della presenza della scienza nel dibattito contemporaneo, per cui scienza e storia della comunicazione sono anche i due poli attorno a cui ruota l'attività dell'istituto e della fondazione. E, diciamo prima scherzando, la persona adatta per tenere un webinar, anche se questo l'ha già messa molto in difficoltà, perché attualmente è assegnista di ricerca sociologia con un bando STAR, della provincia autonoma di Trento, che è riservato, se non sbaglio, alla creazione o alla formazione di comunicatori della scienza. Per cui, se non sei la persona adatta tu a tenere un webinar, non so chi possa esserlo. Niente, brevemente, sempre a proposito di stelle, vi ricordo almeno il suo ultimo libro uscito per Carocci l'anno scorso, con un titolo che mi fa molta invidia, molto bello, Cronaca di una cometa annunciata, Astronomia e comunicazione nel Settecento, e senza ulteriori indugi, se non ricordare a Serena di spegnere la telecamera, si trova il sotto. Perfetto, ti lascio la parola. Ilaria, tutto tuo. E spero Grazie anche io. Massimo. Allora, sono felicissima del vostro invito e sono felicissima dell'appuntamento di oggi. Come hai detto tu, io sono assegnista su un progetto di comunicazione della ricerca scientifica, tuttavia lavoro assiduamente o più o meno assiduamente su tematiche di storia della scienza e nello specifico sulla storia della comunicazione scientifica. L'idea di oggi è di raccogliere quante più osservazioni, suggerimenti, perplessità, problematizzazioni possibili su un tema che vorrei che diventasse, che potesse diventare negli anni a venire il mio nuovo tema di ricerca. Dopo appunto essermi occupata della comunicazione, dell'astronomia e del rischio nel Settecento, in riferimento a un episodio di panico parigino a causa di una cometa appunto non annunciata. Vorrei proseguire indagando la storia della comunicazione della scienza andando sempre più a ritroso. E ovviamente questo mio desiderio, questa tematica di indagine che mi chiama un po' come un canto di sirena, pone dei molti problemi storici e storiografici che ho necessità di discutere con i miei colleghi. Quindi ovviamente oggi presenterò quello che è l'inizio soltanto delle mie ricerche, ma come vedrete ci sono già alcune linee che mi prospettive soprattutto che mi guidano. Allora, condivido la presentazione. Vado a braccio perché se mi metto a leggere, già che siamo così online, la cosa diventerebbe un po' soporifera. Poi, come ha detto Massimo, lavoro sulla comunicazione, quindi mi è vietato leggere. Allora, ovviamente, il primo problema, ecco, non riesco a... Ok. Il primo problema è un problema terminologico. L'incontro di oggi è intitolato La comunicazione della scienza nell'Italia dell'età moderna. È un titolo ovviamente che vuole essere soprattutto di richiamo perché da storici sappiamo che il termine stesso comunicazione della scienza è comunque un termine che ci impegna. Ci impegna soprattutto epistemologicamente a una categoria che fatichiamo in realtà ad utilizzare se
riguardiamo all'età moderna e nello specifico al Cinquecento, che è quello che mi propongo di fare oggi. Quindi, facendo attenzione ai termini, ed è tra l'altro uno degli argomenti su cui poi chiedo il vostro feedback, diciamo che la mia domanda di partenza è proprio questa. C'è un momento, o comunque ci sono dei testi, delle produzioni culturali in cui ci troviamo di fronte non a una mera opera di volgarizzazione, che ovviamente è nel Cinquecento una pratica più che comune, più che diffusa in tutti o quasi tutti gli ambiti del sapere, ma io mi chiedo quando invece più che di volgarizzazione dovremmo parlare di divulgazione. Ora, l'utilizzo di questi due termini in italiano mi aiuta molto, perché appunto divulgazione richiama nella radice etimologica del termine la parola volgarizzazione, e quindi aiuta ad esprimere indebitamente la mia domanda. Ho più problemi poi quando devo parlarne in inglese, come nell'articolo che sto scrivendo, perché appunto il gioco viene un po' a mancare, laddove appunto nella storia della comunicazione della scienza in inglese si utilizza molto spesso il termine popular science o popularization, che è un termine che io non amo e che trovo che non fotografi bene la situazione che abbiamo in età moderna sulla circolazione dei saperi, diciamo così, ecco, la circolazione dei saperi tra esperti o comunque letterati, savant e profani. Ora, oggi ovviamente non posso, non aveva senso, ecco, fare un quadro troppo generale, e quello che vorrei fare invece è focalizzarmi su una disciplina nello specifico e poi nello specifico su un testo, che è il Mechanicorum Liber di Guidobaldo del Monte. Allora, perché innanzitutto la matematica? I motivi sono molteplici, ve ne dico due per non esaurire già adesso tutto il tempo a nostra disposizione. Il primo è che sulla comunicazione, volgarizzazione, divulgazione, che dir si voglia, della matematica c'è poco. C'è poco sia se guardiamo al panorama che si occupa della comunicazione della matematica contemporanea, ma c'è poco anche nella storia, se guardiamo agli studi storici. Penso per esempio ai lavori che sono stati fatti sulla matematica ricreativa, che comunque faticano a mettere in relazione questi testi di appunto enigmi matematici, rompicapo e giochi con una volontà di divulgazione da parte degli autori. Spesso viene affermata appunto la volontà didattica, manca la ricerca sull'altro lato, e stiamo parlando di testi che hanno ampia diffusione soprattutto nel 600, ma che esistono già nel 400 per esempio. C'è un altro motivo per cui desidero guardare alla matematica, ed è perché con matematica, se appunto parliamo di 500, riusciamo ad abbracciare un ambito sufficientemente ampio di discipline. Perché appunto, se guardiamo per esempio alla definizione che dà di matematica Federico Commandino nella sua introduzione alla traduzione degli elementi di Euclide, lui ci dice, no, che la matematica si divide in matematica pura e matematica applicata. La matematica pura, dice, sono l'aritmetica e la geometria, e poi ci sono le matematiche applicate, che sono sostanzialmente sterminate, perché siamo in un'epoca in cui il concetto stesso di matematica e di che cos'è il sapere matematico è in via di definizione.
per cui appartengono all'ambito della matematica, per esempio l'arte delle macchine, come la chiama Comandino, e cito Comandino non a caso, poi vedremo appunto perché, ma appartengono alla matematica, per esempio, anche l'architettura, l'arte delle fortificazioni, la musica e la prospettiva, celebre la disputa a cui partecipano anche Luca Pacioli e Leonardo da Vinci, circa l'opportunità o meno di considerare la prospettiva come una branca della matematica. C'è un terzo motivo che è il più importante però, che mi spinge a focalizzarmi oggi e in realtà in generale sto iniziando a ragionare sulla l'opportunità di circoscrivere proprio il progetto di ricerca che vorrei sviluppare alla matematica, ed è il fatto che l'utilizzo del volgare nel campo delle matematiche è diffusissimo. È diffusissimo e questo rende più semplice e insieme più complesso e dunque intrigante la necessità appunto di domandarsi quando è che non è solo volgarizzazione, quando è che non è solo scrivere in volgare, ma quando siamo davanti a una divulgazione. Vi faccio un esempio: la produzione di Niccolò Tartaglia, come è risaputo, è tutta in volgare, tanto che nella disputa con Cardano e Ludovico Ferrari, allievo di Cardano, Tartaglia viene preso in giro per la sua scrittura, il suo utilizzo del volgare, che sostanzialmente testimonia la sua scarsa conoscenza del latino. Ma perché scrive in volgare? Beh, innanzitutto perché Tartaglia non aveva avuto una preparazione universitaria, ma in ogni caso Tartaglia cresce e lavora nell'ambito delle scuole d'abaco, in cui appunto la lingua era il volgare. E poi appunto l'utilizzo i matematici sono molto sensibili all'utilizzo della lingua, cosa che rende ancora più interessante il nostro esempio. Pensate solo alla scelta di Cardano di scrivere l'Ars Magna nel 1545. Cardano scrive un'opera dedicata all'algebra, appunto l'Ars Magna, in latino. La scelta non è casuale, perché appunto l'idea di Cardano è così di sottrarre questa disciplina al prestigio delle scuole d'abaco e di darle invece una veste più nobile. Lui appunto medico e professore universitario. L'operazione fatta da Cardano è simile a quella che fa appunto Guidobaldo del Monte con il Mechanicorum Liber. Ed ecco che ho scelto questo testo perché io credo che ci siano numerosi elementi che proprio mi permettono di illustrare quello che intendo io per divulgazione e per necessità di parlare storicamente di divulgazione, magari anche utilizzando un altro termine, ma comunque di distinguere questo tipo di operazione che viene fatto sul Mechanicorum Liber da altre operazioni di traduzione in volgare o stesura diretta delle opere in volgare. Ovviamente vedremo la traduzione del Mechanicorum Liber. Ma il Mechanicorum Liber è interessante anche e soprattutto per i personaggi che stanno dietro alla sua stesura. Anzi, non sarebbe così interessante se l'autore e il traduttore non fossero uno Guidobaldo dal Monte e l'altro Filippo Pigafetta. Perché? Ma perché sia Dal Monte che Pigafetta sono due matematici versati all'arte della guerra, all'arte militare, entrambi si occupano di appunto arte della guerra, ma anche fortificazioni.
per esempio, eppure ci rappresentano, appartengono a due mondi diversi, mondi diversi che in un certo modo ci spiegano, se non completamente, almeno parzialmente, l'interesse di Guidobaldo dal Monte di scrivere un'opera di meccanica in latino e l'interesse di Pigafetta di farne una versione in volgare accessibile, come vedremo, ai più. Guidobaldo dal Monte è infatti un nobile. È un nobile che cresce alla corte di Urbino con i Della Rovere. È nobile perché i Della Rovere concedono a suo padre, Raniero, mi pare, il titolo di marchese. Quindi è nobile, ma diciamo di nuova generazione. Fatto sta che subito si dedica si unisce a spedizioni decidere di dedicarsi alle lettere e allo studio della matematica. Chi è l'insegnante di Guidobaldo dal Monte? Federico Commandino. Federico Commandino, che è questo matematico della corte di Urbino, che ha avuto un ruolo fondamentale non solo nella formazione di Guidobaldo dal Monte, ma anche in quella di Bernardino Baldi, lo scrittore delle vite dei matematici, e a lui si fa risalire, diciamo, la nascita della scuola d'Urbino, chiamata così proprio per l'indirizzo, il chiaro indirizzo di questa scuola di matematica basata sul recupero dei classici, quindi Commandino, come poi appunto farà anche il Baldi, si dedica alla traduzione di numerosissimi testi greci, e soprattutto sono autori impegnati nella diffusione di Euclide, ma non solo di Euclide, anche di Archimede. Ecco che è in questo quadro che Guidobaldo dal Monte approda alla stesura del Mechanicorum Liber, in cui sostanzialmente cosa fa? Appunto fa un'operazione che è simile a quella che Cardano aveva fatto con l'algebra. Prende l'arte della meccanica, che era appunto una branca delle matematiche applicate e quindi una branca considerata bassa, non era tra le matematiche che venivano insegnate all'università, quindi aritmetica, geometria, astrologia, era la matematica più vicina appunto alle scuole d'abaco, ecco, per status sociale, e ne scrive in latino. Ne scrive in latino, vedremo, mettendone in rilievo soprattutto gli elementi di geometria alla base delle conoscenze matematiche da allora. Quindi un'operazione, si può dire, di nobilitazione dell'arte meccanica, che passa per un rimando continuo alla traduzione degli autori, alla tradizione, scusate, degli autori classici, in primis Archimede, e l'utilizzo della lingua latina. Pigafetta è anche lui un uomo d'arme, perché comunque partecipa a numerose spedizioni militari, tra cui la più importante, la battaglia di Lepanto. Sono famosi i suoi numerosi viaggi e i resoconti dei suoi viaggi, tra cui una relazione sull'entroterra dell'Africa. È cugino di quel Pigafetta, ma discendente da un altro ramo della famiglia, di quel Pigafetta Antonio, che compie la spedizione assieme a Magellano. Ed è appunto, a differenza di Guidobaldo dal Monte, non è un nobile e anzi ha appunto bisogno della protezione di un nobile, che sarà il conte di Osoppo, Giulio Savorniana. Insisto su queste differenze di estrazione sociale perché c'è un articolo di Marco Biagioli del 1989 che si interroga proprio sullo status sociale dei matematici nel Cinquecento, che è in questo senso illuminante. Quindi
Guidobaldo del Monte scrive questo libro, siamo nel 1577, il Mechanicorum Liber, e vedete, spero che lo vediate, ma insomma è abbastanza chiaro, già dal frontespizio abbiamo un chiaro riferimento a Archimede, datemi una leva e vi solleverò il mondo, per cui c'è una dichiarazione di intenti fin dal principio. In che cosa consiste l'opera? L'opera è un excursus, una presentazione delle cinque macchine semplici, a cui appunto possono essere ridotte tutte le altre macchine, quindi abbiamo la leva, abbiamo la carrucola, abbiamo il verricello, abbiamo il cuneo, abbiamo la vite, più un libro iniziale sulla bilancia, perché appunto Guido Maldo del Monte giudicava che fosse un argomento poco conosciuto e che fosse però importante e necessario per approcciare e comprendere la sua opera. Io penso che possano bastare, soprattutto in un'occasione come questa, queste due figure a confronto per trasmettervi l'anima dell'opera di Guidobaldo dal Monte. Da una parte abbiamo il verricello reale, concreto, così com'è, dall'altra abbiamo la sua astrazione. Un'astrazione che deve mostrare al lettore i principi geometrici e dunque matematici grazie al quale il verricello funziona. Capite bene che quest'opera è un'opera sì di meccanica, quindi di un'arte pratica, ma andiamo verso una nobilitazione di questa scienza e siamo davanti a una volontà appunto di farne una scienza certa, che si sottragga al mero empirismo. E dunque i lettori di Guidobaldo dal Monte probabilmente erano comunque letterati, erano matematici, difficilmente possiamo pensare all'artigiano, forse piuttosto il costruttore di strumenti. Nel 1581 arriva la traduzione di Filippo Pigafetta, Le meccaniche, stampate a Venezia da Francesco di Franceschi, tradotte in volgare, nelle quali si contiene la vera dottrina di tutti gli strumenti principali da muover pesi grandissimi con piccola forza, ovviamente. A beneficio di chi? A beneficio di chi si diletta di questa nobilissima scienza e massimamente di capitani di guerra, ingegneri, architetti ed ogni artefice che intenda per via di macchine far opere meravigliose e quasi soprannaturali. Quindi qua abbiamo già una dichiarazione da parte di Pigafetta del pubblico a cui idealmente vorrebbe rivolgersi, sicuramente un pubblico variegato. C'era anche in modo molto interessante, devo dire, questo riferimento alle opere meravigliose e quasi soprannaturali, che è un po' un riferimento appunto a quel sentimento della meraviglia, no? A cui allude per esempio la Dasson nel suo libro sulle meraviglie della natura, no? E quindi alle cose di scienza che producono meraviglia nel momento in cui sono poco conosciute. E poi c'è un'aggiunta per noi molto interessante e si dichiarano i vocaboli e i luoghi più difficili. Veniamo quindi al perché io vorrei parlare rispetto a quest'opera, così come rispetto a tante altre opere che ovviamente possono essere individuate, trovate e inserite in questo discorso, di divulgazione. Per me la possibilità di parlare di divulgazione, scegliendo anche un altro termine, appunto di nuovo ci tengo a questo punto a sottolinearlo, è ovviamente legata alle intenzioni che muovono l'autore, quelle dichiarate, agli obiettivi dichiarati e quelli raggiunti, quindi poi all'effettiva circolazione dell'opera, e su questo non ho purtroppo al momento molto da dirvi, e alla consapevolezza stessa dell'autore.
Allora, la traduzione del Mechanicorum Liber ci aiuta perché Pigafetta intraprende questa corrispondenza col Dalmonte in cui assistiamo proprio a un continuo negoziare tra i due per la traduzione dell'opera e vediamo proprio testimoniata l'intenzione di Pigafetta di fare dell'opera di Dalmonte un'opera accessibile ai molti. Tanto che ad un certo punto arriva a dire a Dalmonte, e per certo a lasciarle così latine, perché appunto Dalmonte vorrebbe che i termini, come poi sarà, fossero lasciati di derivazione latina, no? Quindi invece di utilizzare il corrispettivo volgare, di utilizzare il termine di derivazione volgare fiorentino, di utilizzare il corrispettivo di derivazione latina. E Pigafetta non è molto d'accordo e gli dice: per certo, a lasciarle così latine, ella può fermamente credere che a modo veruno non saranno intese già mai se non dai dotti, il numero dei quali è picciolissimo. Per la qualcosa io in molti, dove acconciamente si è potuto, ho tradotto non le parole, ma quel che vogliono dire. Oppur meglio sarebbe lasciare i vocaboli come stanno e separatamente fare annotazioni e dichiarargli ad uno diffusamente, onde poscia chiunque non li intende possa con quell'aiuto caperli. Appunto, stavo dicendo, ospite di Savognano, e lui dice: Savognano mi ha fatto vedere il suo libro e mi proposi nell'animo che utile sarebbe ridurlo in volgare a ciò che coloro i quali sono atti peraltro ad intenderlo, ma non hanno conoscenza del latino, potessero farne suo profitto. E fin qui ci siamo. Ma il discorso è un altro, che l'interesse, la consapevolezza, la sensibilità, direi, di Pigafetta non si limita alla scelta lessicale e al dibattito praticamente con Dalmonte su quali termini utilizzare, perché poi vince Dalmonte, no? Ma no, non solo. Pigafetta fa anche un'altra cosa. E cosa fa? Beh, per quei passi che lui reputa di troppo difficile intendimento, inserisce delle notazioni in cui spiega e guida il suo lettore alla comprensione del testo, segnalandole tra l'altro in caratteri più piccoli. È molto interessante anche l'utilizzo proprio dei caratteri di stampa che fa Pigafetta, perché anche rispetto comunque al testo di Dalmonte differenzia tutte le parti del trattato, guidando proprio il lettore. Per esempio, nella spiegazione, nella descrizione accurata delle figure, Dalmonte non cambiava carattere, mentre in Pigafetta abbiamo l'utilizzo del corsivo. Comunque lui dice: dove si vede in alcuni luoghi di questi trattati tale sorte di lettere picciole differenti dalle altre, avvertasi che non vi sono cose dettate dall'autore di questo libro di meccaniche, ma notate da colui che l'ha volgarizzato, a fine di chiarire qualche passo difficile e agevolare l'intendimento a chi ha i lettori non così pratici delle scuole dei filosofi. E quindi di nuovo un altro riferimento al pubblico cui Pigafetta intende rivolgersi. Ecco, ho preso qualche esempio dal testo perché, insomma, secondo me è veramente di interesse, di profondo interesse. Guardate, per esempio, nel primo libro, quello dedicato alla bilancia, Pigafetta si sofferma sul dare una definizione di definizioni, notizie comuni e presupposti, che sono appunto i termini che Dalmonte utilizza e che utilizza con ovviamente molta confidenza, ma che Pigafetta invece è consapevole che non sono comprensibili per tutti e quindi spiega che cos'è una definizione, che è un breve parlare. Cosa sono le notizie comuni, che sono certe sentenze manifeste al senso comune degli uomini, e poi che cos'è il presupposto, che è diverso però, che mette per vero la cosa così essere. E ovviamente qui c'è un nuovo richiamo anche qui alla scelta dei termini, perché praticamente Pigafetta cosa fa? Ok, lui segue le indicazioni di Dalmonte, quindi dice: tu vuoi utilizzare i termini di derivazione latina, va bene, io te li utilizzo, però nel corso del trattato io lo scrivo che
insomma, io avrei preferito utilizzare quelli volgari, non ho potuto, ma insomma devo spiegare cosa sono questi termini, perché sennò chi legge non capisce. E di nuovo io qui ci vedo una grande sensibilità per l'intento divulgativo, no? E quindi dice, vabbè, in questo trattato della bilancia non si sono potute trasportare comodamente in volgare, perché non sono parole che vengono utilizzate in volgare, quindi le ho lasciate così latine. Ma ciò che non facciano difficoltà, le andrò per tutto ai suoi luoghi dichiarando. E quindi qui poi c'è proprio un piccolo lessico, un piccolo dizionarietto in appendice del capitolo. Quindi trutina è quella cosa che sostiene tutta la bilancia, la quale trutina piglia il perno. Insomma, possiamo immaginare che sono tutte informazioni utili a chi aveva a che fare concretamente, quotidianamente, nella pratica con queste macchine. Anche qui, appunto, per esempio, spiega il vocabolo lemma. E di nuovo abbiamo una chiara indicazione del fatto che aveva in mente un pubblico di lettori che davvero con la filosofia naturale e la matematica pura non avevano alcuna confidenza. Tra l'altro c'è questa parte che è davvero bella, perché viene ripresa da una lettera che lo stesso Pigafetta manda ad Almonte. Sostanzialmente Pigafetta insieme a Savorniana aveva fatto delle prove, no? Sull'utilizzo di queste macchine, e ad un certo punto scrive ad Almonte perché gli dice, guarda che io ho provato, no, a utilizzare la taglia, la carrucola, come tu dici nel tuo trattato, per verificare le leggi che enunci, ma a me non risulta quello che dici tu, non risulta provato, no? E poi Dalmonte gli risponde. Ma la cosa interessante è che, cosa fa Pigafetta? Nel testo appunto dice, potrebbe forse alcuno, no, non parla di sé, ma dice, potrebbe, chiedo per un amico della serie, potrebbe forse alcuno dubitare in alcune dimostrazioni delle taglie, come in questa quinta proposizione, che in fatto con l'esperienza non riuscissero in proporzione le forze a pesi, come la ragione dimostra. E quindi qua appunto c'è la contrapposizione tra ragione, intesa come appunto teoria matematica, e invece l'esperienza. Però che, presupponendosi nelle dimostrazioni matematiche le linee senza larghezza e profondità e così le altre cose, immaginandosi separate dalla materia, cioè nel processo di astrazione che esegue dal monte, agevolmente si persuadiamo essere vere come dicono. Quindi il processo di astrazione matematica ci convince che sono vere queste dimostrazioni proposte da Dalmonte, ma poi quando siamo davanti all'esperienza, dice, l'esperienza poi molte volte mostra diversità e ci troviamo ingannati facendo la materia grandemente variare le cose. E quindi poi qua continuano dando degli accorgimenti sul perché l'esperienza potrebbe suggerire conclusioni diverse, ma tuttavia le dimostrazioni proposte da Dalmonte sono giuste. E adesso praticamente risponde a se stesso, no? Risponde all'esperienza che aveva avuto. Qua un altro esempio di definizione, sempre per inquadrare un po' il pubblico di lettori che Pigafetta aveva in mente, dalla definizione di parallelogrammi rettangoli. Qui addirittura interviene sulle immagini di Dalmonte, perché appunto probabilmente le reputa non abbastanza chiare, e quindi dice, l'autore ha qui messo queste cinque figure, le quali rappresentano cinque strumenti da muover pesi, i quali si riducono sotto questa facoltà, e poi spiega tutte le figure. Io ho finito, volevo solo dirvi questo, che è un po' così una conclusione e anche uno spunto di dibattito. Io sono assolutamente consapevole della complessità e anche della rischiosità del tema. Una cosa però che ho notato, insomma, nei testi, non moltissimi, che ho letto, che ho approcciato in questi mesi, ci sono vari esempi di autori che utilizzano il termine divulgazione scientifica
quando parlano del 500, per non parlare poi, vabbè, del 600, no, con Galilei, ma il problema appunto è capire cosa c'è prima, come si arriva a Galilei, in modo molto naturale e quasi inconsapevole, cioè senza essere consapevoli del peso e dell'impegno epistemologico che richiede questa definizione. Per esempio, in questo testo che ho trovato assolutamente, questa raccolta di saggi che ho trovato assolutamente utile, lo scaffale della Biblioteca Scientifica in Volgare, a cura di Librandi e Piro, che sono due storiche, Librandi perlomeno è una storica della lingua, viene utilizzato il termine divulgazione scientifica, ma per esempio, non so, anche quando gli autori che parlano di Pacioli e che parlano della sua presentazione del libro quinto di Euclide nella chiesa di San Bartolomeo a Venezia, parlano di un Pacioli divulgatore, o ancora Imon, quando parla dei libri dei segreti, parla appunto di una medicina per tutti, e quindi di un intento divulgativo alla base dei libri dei segreti appunto scritti in volgare. Quindi io penso che volente o nolente, in realtà è qualcosa che c'è nell'aria, è un termine che si utilizza, è un approccio che in molti hanno già sentito come necessario, semplicemente manca una storia che tenga più autori, più pratiche, più esempi insieme e che ci consenta di dare una lettura organica e più approfondita. Ecco, io ho finito. Benissimo, grazie Ilaria. Nonostante il piccolo contrattempo, di solito non funziona il PowerPoint, però invece nella versione digitale dei seminari salta la connessione. Sì, io vi ricordo appunto che potete scrivere le vostre domande in chat e poi io, Enrico o entrambi le sintetizziamo e le leggiamo ad Ilaria, proseguiamo il dibattito così e tra poco anche si interrompe la conversazione. Scusate, la registrazione. Intanto magari anche così per prendere un po' di tempo, prima di tutto ti comunico che al totalizzatore hai raggiunto 72 presenze, se vuoi, sempre per metterti a tuo agio. No, poi magari appunto, intanto che prendiamo un po' di tempo, ti chiedo io, innanzitutto ti ringrazio per questo quadro che ci hai fatto, bellissimo, anche del 500 popolato da questi... uomini d'arme che sono matematici, sono anche uomini pratici, che è proprio un ritratto molto cinquecentesco di questi personaggi, di questo mondo della cultura, che però è fatto anche da uomini pratici, appunto, anche con questo scambio tra Pigafetta e Dal Monte che fa le prove con i suoi strumenti, è veramente straordinario. E io ti faccio una domanda invece appunto più dal punto di vista della comunicazione, o forse ancora più in maniera tra virgolette più tradizionale, visto che nel pubblico ci sono vari storici della scienza, per cui da loro ti arriveranno le domande più serie forse. Io ti chiedo invece... Ma in quel momento farò finta che la connessione sia saltata, ecco, quindi ho già pensato come... No, mi chiedevo se... in questo tema che è affascinante, poi pensavo appunto anche alla questione della lingua in inglese, in effetti sì, viene un po' semplificata e banalizzata con il termine popular science o popularization, c'è lo stesso dibattito sul popular politics, insomma anche una questione che l'inglese lì appiattisce un po'. Ma la domanda appunto da storico della comunicazione o del libro sarebbe questa: se hai provato o c'è la possibilità di approcciare un tema di questo tipo dal punto di vista della storia della stampa o dell'editoria, cioè se ci sono dati a proposito delle tirature, dei prezzi, quantità e qualità delle edizioni, della carta, anche le diverse edizioni di questi testi, al di là dell'episodio specifico che c'hai, del caso di studio che ci hai mostrato. Sì, la domanda era un po' questa, anche appunto
So che è un tema difficile anche per gli stessi storici del libro, puro e spesso questo, però se si potesse appunto lavorare anche sulle intenzioni, sulle tipologie di pubblico attraverso quel canale lì. È una cosa che ovviamente al momento non ho fatto, quindi non ho risultati da offrirvi, è assolutamente una cosa da fare, è importantissima. Quello che mi viene in mente, insomma, per rispondere a questa domanda con qualcosa in più che non sia un non lo so, mi è capitato di occuparmi anche appunto per quanto riguarda la divulgazione della matematica, come dicevo prima, della matematica ricreativa, quindi di quelle raccolte di giochi, enigmi matematici che però comunque non possono essere considerati dei semplici, non dovrebbero secondo me essere considerati dei semplici giochi per ragioni che vabbè adesso non ho il tempo di esplorare, ma insomma ne sono piuttosto convinta. Quello è un caso in cui, soprattutto perché magari iniziano a circolare manoscritti, no? Questi giochi, questi enigmi matematici, per esempio il De Viribus Quantitatis di Pacioli, è un testo, una raccolta di giochi che è sempre rimasta manoscritta. Poi appunto iniziano ad essere raccolti in veri e propri volumi, che all'inizio sono volumetti, poi diventano sempre più consistenti, a cavallo tra il 6 e il 700. E lì il colpo d'occhio è immediato, cioè anche senza fare appunto un'indagine specifica che io appunto non ho avuto il tempo ancora di fare, lì si vede subito come sostanzialmente dai primi esempi, no, di questi giochi, di questi enigmi matematici a stampa di inizio 600, 1612, Problème Plaisant di Bachet, si moltiplicano i titoli, le riedizioni, e quindi ovviamente questo moltiplicarsi sempre più assiduo, che arriva fino alla fine del 700, perché poi nell'Encyclopédie Méthodique c'è un volume dedicato proprio ai giochi matematici e alla matematica ricreativa, è una testimonianza immediata del successo e della diffusione che ebbero questi giochi. L'altro punto, cioè qual è il pubblico a cui effettivamente queste opere arrivavano, chi è che teneva tra le mani il libro di Pigafetta, chi lo utilizzava, è molto importante ed è un punto per me davvero problematico e cerco di spiegare brevemente perché. Molti trattati in volgare, a partire appunto dalla tradizione delle scuole dell'abaco, sono delle sorte di manuali dedicati agli addetti ai lavori. Allora, è chiaro che è difficile pensare a dei manuali scritti specificamente per degli addetti ai lavori come opere di divulgazione. Per lo stesso motivo per cui non siamo disposti a ritenere divulgativa un'opera di didattica. Ci possono essere delle aree in comune, ci possono essere delle sovrapposizioni, possiamo dire che i confini non sono netti, questo lo possiamo dire, ma non sicuramente che coincidono, perché le intenzioni, gli obiettivi sono diverse e appunto è diverso il pubblico. Quindi il fatto che queste opere in cui c'è un chiaro intento divulgativo del traduttore, dell'autore, non arrivassero solo agli addetti ai lavori, a appunto gli ingegneri, come dice Pigafetta, ma come dice sempre lui, agli amatori, o comunque a un pubblico più eterogeneo, è molto importante. E quindi questo sarà un aspetto assolutamente da indagare, da approfondire. Grazie Ilaria, prendo un attimo la parola per dirvi che adesso interrompiamo la nostra registrazione e passiamo alla lettura delle domande. Grazie ancora per il tuo intervento.